tutti! Oggi sono qua per scegliere insieme a voi la mia TBR per la Reading Rush di quest'anno. Per chi non conoscesse la Reading Rush, vi rimando magari al video delle creatrici che trovate qua sotto in descrizione, così come ai precedenti video in cui sceglievo appunto la TBR e soprattutto vloggavo la settimana di lettura. Si tratta di una maratona di lettura che dura ben 7 giorni, quest'anno si tiene a metà luglio. L'unica regola per partecipare è leggere e, secondo me, è ancora più fondamentale di leggere, divertirsi. Per rendere la maratona più, diciamo, interessante, divertirsi, giocare un po', ci sono 7 challenge da rispettare. Il che non significa seguirle necessariamente alla lettera, ma è possibile anche adattarle o interpretarle a modo proprio. È uscito proprio ieri il video in cui venivano annunciate queste challenge, io ancora non ho scelto alcun libro, non ho minimamente guardato la mia libreria, quindi sceglieremo veramente insieme live che cosa leggerò per questa maratona di lettura. Prima però di scoprire quali sono le challenge di quest'anno, vi ricordo che se volete sostenere il mio canale potete farlo iscrivendovi, trovate il tasto qua sotto, mettendo mi piace al video, condividendolo magari con i vostri amici. Potete acquistare su Pumpling quello che volete utilizzando il mio codice d'affiliazione che trovate sempre qua sotto in descrizione. Non c'è un minimo di spesa, potete veramente acquistare quello che vi pare, avrete il 20% di sconto con il mio codice e una percentuale andrà a sostenere il canale. Stessa cosa avviene con il mio link d'affiliazione Amazon, potete acquistare qualsiasi cosa, non necessariamente un articolo che vi ho consigliato io, e una percentuale di nuovo andrà a sostenere il canale. Grazie a tutti quelli che decideranno di sostenermi. Ma passiamo alla vera parte interessante del video. Quali sono le challenge di quest'anno? Partiamo dalla prima. Leggi un libro la cui cover ha lo stesso colore della tua pietra natale, della pietra che viene associata al tuo mese di nascita o al tuo segno zodiacale. Devo dirvi che quando ho sentito questa challenge io ero super contenta perché mi sono detta: cavolo, finalmente posso leggere un libro dalla copertina rosa, perché io sono sempre stata cresciuta convinta che la mia pietra natale fosse il quarzo rosa. Io infatti non sono stata a tirarvelo fuori, ma ho diversi cofanetti regalo eccetera con scritto anche toro, la data di nascita eccetera eccetera, e all'interno quarzo rosa, la pietra, il pendente, il bracciale eccetera. In realtà però, facendo anche una ricerca su Google e vedendo anche la mappa che hanno messo appunto le ragazze che hanno fatto questa challenge, la pietra per il mese di maggio è lo smeraldo, quindi dovrò leggere un libro con una copertina verde. Bene, la seconda challenge richiede invece di leggere un libro che parta con la parola the, quindi il titolo deve iniziare essenzialmente con un articolo. Di nuovo, le ragazze che hanno creato la challenge sono, se non sbaglio, entrambe canadesi o comunque americane. Non è necessario leggere un libro in inglese o il cui titolo inizi con the, ma basta anche semplicemente per me un articolo. Non l'ho citato prima, ma non è necessario leggere un libro per challenge, è in realtà possibile leggere anche soltanto un libro che equivalga per tutte e 7 le challenge, oppure 2 libri, e cercare insomma di adattare le varie challenge ai titoli scelti. E poi non deve essere necessariamente un romanzo, può essere un libro, un fumetto, un manga, un audiolibro, un ebook, un saggio, qualsiasi cosa, un libro illustrato e così via. Perché, come vi dicevo, l'importante in questa maratona è leggere divertendosi. La terza challenge richiede invece di leggere un libro da cui è stato tratto un film che avete già visto. Negli anni passati c'era sempre la challenge di leggere un libro e poi guardare subito dopo l'adattamento TV, diciamo, o comunque cinematografico. Questa volta invece è il contrario, bisogna aver già visto magari una pellicola e leggere il libro che ha ispirato quella storia. La quarta challenge chiede invece di leggere il primo libro che toccherai, quindi vedremo poi, quando andremo a scegliere la TBR, cosa riuscirò a prendere per primo. La quinta challenge invece chiede di leggere un libro interamente all'esterno, e per questa challenge ci sono state un po' di, chiamiamole critiche, forse è meglio dire osservazioni sul fatto che
essendo in una situazione di emergenza come la nostra, magari non tutti hanno la possibilità di leggere fuori casa, o comunque non potrebbe essere sempre sicuro. Però di nuovo questa challenge può essere adattata in tanti modi diversi. Si può leggere, che so, davanti alla finestra, con sfondo un poster che richiami la natura. A me è venuto in mente, se no, di stendere, io ho diverse tovaglie coperte con delle foglie che magari possono ricordare appunto la natura, oppure vicino alle piante, qua di fronte ho una monstera enorme, quindi potrebbe essere un richiamo all'esterno, oppure ascoltare appunto della musica tipo ambientale che ricordi, che so, il mare o il bosco. Quindi è una challenge, diciamo, che si può adattare molto facilmente, non è necessario leggere per forza all'esterno, ma con un po' di fantasia si può riuscire a trovare una soluzione alternativa. Per quanto riguarda invece la sesta challenge, chiede di leggere un libro di un genere che avreste piacere di approfondire, quindi magari di cui non avete letto molto ma che appunto vi incuriosisce. L'ultima challenge richiede invece di leggere un libro ambientato in un continente diverso dal vostro. Non riuscirò così a memoria a ricordarmene tutte, dovrò guardare un po' di volta in volta il telefono. Comunque ho un'idea generale di che cosa vorrei leggere. Innanzitutto vi dico già, ho già scelto nel momento in cui ho letto la consegna il libro che ha ispirato un film che si è già visto. Questo è, se non sbaglio, il terzo anno, la quarta volta che partecipo alla Reading Rush, e per tutte le volte ho sempre scelto Agatha Christie. Quindi mi sembrava di buon auspicio sceglierla anche in questa occasione. In particolare mi piacerebbe leggere Poirot si sbaglia. E questa, tra l'altro, è una di quelle storie che mi ricordo molto alla vaga. Il romanzo l'ho già letto ma ai tempi del liceo, quindi mi ricordo veramente pochissimo. Per quanto riguarda invece il libro ambientato in un continente diverso, chiaramente sceglierò un libro di un autore giapponese ambientato in Giappone, quindi Asia, noi siamo in Europa. Perfetto. Non so se scegliere magari un libro ambientato in Giappone che possa avere la copertina verde. Sono indecisa, però mentre stavo pensando questa cosa mi è venuta in mente una genialata per quanto riguarda invece il libro da leggere che inizi con l'articolo, che potrei giocarmela anche, dal momento che è veramente molto molto breve, come libro da leggere all'esterno e magari mettermi sul balcone. La genialata è leggere il manga The Promised Neverland, che inizia con The, ma è un manga italiano, quindi... Lo so che non dovrei ridere, che è una cosa stupida, però nel momento in cui l'ho pensato mi sono detta wow, proprio risata da cattiva. Ma adesso arriva il bello, perché devo scegliere quale libro ambientato in Giappone leggere, possibilmente con una copertina verde, perché in realtà io non ho tantissimi libri verdi. O meglio, ne ho alcuni, ma molti li ho già letti. Questi sono principalmente i libri che ho sul Giappone. E a parte forse Andromeda Heights, di verde vedo veramente poco, perché questo l'ho già letto. Questi sono un po' verde acqua, quindi non è proprio color smeraldo. L'unico motivo per cui non voglio leggere qualcosa di Banana Yoshimoto è che per il mio gruppo di lettura è stato scelto un libro di Banana Yoshimoto, quindi già a luglio leggerò qualcosa di quest'autrice, non vorrei leggere qualche cos'altro di suo. Dovete sapere che io sono un'eterna indecisa, quindi girare questo tipo di video forse non è stata la miglior scelta della mia vita, ma comunque... Come vi dicevo, ho principalmente tutti qua, in realtà ho qualche titolo anche qui, poi dovrei avere un paio di libri, faccio vedere. Sono praticamente due libri tratti da film di Makoto Shinkai, o meglio, forse è stato scritto prima il libro o in contemporanea con il film, non l'ho mai capito. Il Giardino delle Parole è sicuramente del verde in copertina. La Voce delle Stelle è però sottile sottile, quindi forse molto più fattibile. E siccome vorrei veramente leggerlo, che facciamo? Lo accendiamo? Lo piglio? Lo piglio? Ormai l'ho toccato, niente, deve far per forza parte della TBR. Non solo perché appunto è il primo libro che ho toccato qua, proprio estratto dalla libreria insieme a voi, ma è anche ambientato in Giappone. Oddio, adesso ho un dubbio terribile, perché da quello che mi ricordo io ho letto il manga, la storia è ambientata in parte nello spazio e
Ha per protagonisti comunque due ragazzi, uno per l'appunto è nello spazio e si allontana sempre di più dalla Terra, ma non so se quello che rimane sulla Terra è effettivamente in una nazione che è il Giappone. Cavolo, potevo pensarci prima. Non credo che sia specificato, qua nella trama non è specificato in realtà. Ma sì, dai, secondo me quello che rimane sulla Terra è in Giappone. Se così non fosse, facciamo che è così, o comunque in un continente che non è l'Europa. Per quanto riguarda invece il genere, diciamo, di cui vorrei leggere di più, mi si è accesa un po' una lampadina e mi è venuto in mente La maledizione di Melmoth di Sarah Perry, che dovrebbe trattarsi di un racconto gotico, da quello che ho capito io, comunque con delle tinte abbastanza oscure. Non dico che si tratti di un thriller o di un horror, ma il mostro che viene presentato nel libro dall'autrice viene definito il suo Frankenstein, il suo Dracula. Quindi secondo me potrebbe starci, poi magari leggendolo non si rivela quello. Io ho sentito così, quindi... Tra l'altro sì, mi rendo conto che ho un sacco di libri con queste etichette terribili, prima o poi le tolgo, giuro. A questo punto direi che manca soltanto il libro con la copertina verde, o meglio, color smeraldo. Allora, ci sarebbe Morte di un giovane di belle speranze, che è un libro abbastanza cicciotto, che però è proprio lui il verde, cioè proprio un verde, cioè è lui. È cicciotto, ma in realtà sono soltanto 300 pagine. Ma scusate, cioè io non ho capito. Scusate, sono un po' rimbambita, ma solo a me sembra più grosso Morte di un giovane di belle speranze. Cioè, no, dai, si vede che è più grande. In realtà ha quasi 50 pagine in meno. Vabbè, si vede che hanno cambiato carta. Questi due libri verdi li ho già letti. Di fumetti di verde c'è pochissimo, che io non abbia già letto zero. Questi tre libri verdi li ho già letti, Orgoglio e pregiudizio l'ho già letto. Rimarrebbe Tu sei un duro che fa soldi, ma è una lettura che mi piacerebbe fare un po' alla volta, perché è un libro di self-help. E poi qua c'è Passenger Portogallo, che ho letto l'anno scorso quando sono stata a Lisbona. Mi arrendo alla mia prima sensazione, quindi scelgo Morte di un giovane di belle speranze, che ha questa copertina proprio verde verde, verde smeraldo. Quindi per la challenge della copertina verde ce l'abbiamo, così come il genere che mi piacerebbe, di cui mi piacerebbe leggere di più, ovvero La maledizione di Melmoth. Il primo libro che ho toccato più una storia ambientata in un continente che non sia il mio. Il libro che inizia con l'articolo e da leggere all'aperto The Promised Neverland, mentre il libro che ha ispirato un film che ho già visto Poirot non sbaglia. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se parteciperete anche voi, se avete già pensato a che cosa leggere o meno, se vi divertono insomma queste sfide, challenge di lettura, queste maratone. Io non pensavo di essere in linea, perché spesso impormi tra virgolette di leggere qualche cosa mi mette ansia, però alla fine con il tempo partecipando ho visto che posso comunque cambiare idea quando mi pare, leggo comunque con i miei ritmi, quello che mi va. Alla fine lo scopo è appunto divertirsi e leggere qualche cosa. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate delle scelte che ho fatto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!